Per chi fa sport è una consuetudine, direi, quello della distorsione di caviglia, soprattutto chi gioca a padel, calcetto, chi corre, insomma, la distorsione di caviglia è una delle patologie più frequenti. Ne parliamo oggi con il nostro amico Alessandro Anibaldi, ortopedico, giovane ortopedico, ma molto in gamba. E ovviamente a sport e medicina non si può che parlare di un trauma che riguarda lo sport, la Assolutamente. distorsione di caviglia. Ale. Innanzitutto, buongiorno Alessandro. Beh, la distorsione di caviglia, come abbiamo detto, è probabilmente l'infortunio più Più frequente frequente. nelle persone che praticano attività sportiva, in particolar Certo. modo attività sportiva che prevede chiaramente dei cambi di direzione, come abbiamo come il padel, come il calcio. Può succedere anche in. Tu sei contento che la gente gioca a padel perché ci porta un sacco di Ci gioco anche lavoro, io, quindi nel senso, alla fine sono a rischio. È no? sicuramente un infortunio che va seguito in maniera attenta e scrupolosa perché può comportare, nella maggior parte dei casi, una lesione ai legamenti della caviglia, in particolar Certo. modo ai legamenti della parte, diciamo, laterale della caviglia nella regione, Ok. diciamo, perimalleolare, insomma. Il peroneo astragalico, Peroneo diciamo, che è stracalico il anteriore è legamento quello dove più si rompe di più. frequentemente coinvolto. E quando si verifica una distorsione alla caviglia, innanzitutto bisogna monitorare la situazione clinica, quindi anche il Certo. paziente stesso deve valutare il gonfiore, quanto è il Certo. dolore, solitamente è un dolore acuto, e in quel caso recarsi presso lo specialista ortopedico che, nel Certo. caso in cui sussista un'indicazione, prescriverà anche una RX per valutare. Vale sempre il concetto del ghiaccio riposo iniziale Assolutamente, nelle il protocollo prime. RISE, no? Esatto. Riposo, ghiaccio, compressione, Ed è alto in scarico. arto in scarico, quella è proprio la prima cosa da La prima fare. regola. Dopodiché, nel caso in cui c'è un gonfiore importante, un dolore chiaramente di entità notevole, è bene sottoporsi anche a una lastra di controllo Certo, una radiografia può per essere escludere importante. eventi fratturativi. Tempi di recupero dopo una distorsione, Beh, parliamo innanzitutto della gravità del tipo di. Certo. innanzitutto le distorsioni si dividono in primo, secondo, terzo grado, quindi o anche lieve, moderata e E grave. Nelle grave. distorsioni lievi c'è semplicemente uno stiramento Del legamento. dei legamenti, quindi Senza rottura, si può immagino. definire un evento di primo grado, in quel caso il recupero sicuramente è più breve di una distorsione di terzo Certo. grado. Nel secondo c'è una lesione parziale della componente legamentosa. E nel terzo grado si arriva chiaramente a una lesione completa dei legamenti che può comportare poi anche un'instabilità dell'articolazione. In quei casi, a seconda anche del tipo di paziente, può essere richiesto un intervento chirurgico anche di sutura della componente legamentosa in acuto. È vero che è meglio una frattura malleolare di una distorsione? Vero, Ai fini diciamo riparativi. tendenzialmente diciamo che l'osso una volta riparato è comunque osso. I legamenti della caviglia riparano bene anche Certo. spontaneamente, tuttavia in alcuni casi ci sono dei soggetti che sono predisposti poi ad avere una lassità anche Residuo, certo. articolare, quindi sono soggetti che magari sentono un'instabilità dell'articolazione e quindi hanno difficoltà poi a praticare quella che è l'attività sportiva. L'instabilità ovviamente non viene valutata tanto in acuto, ma viene valutata come esito ovviamente di una distorsione oppure esito di più distorsioni in alcuni In alcuni soggetti. casi. La complicanza, ci sono delle complicanze ovviamente nelle distorsioni di caviglia, alcune poi portano addirittura all'intervento Beh, chirurgico, abbiamo detto sicuramente l'instabilità. no? Certo. L'instabilità può verificarsi in soggetti predisposti o in soggetti che magari hanno trattato in una maniera non accurata il primo episodio. Quindi avere un'instabilità di un'articolazione del corpo dalla spalla alla caviglia sicuramente è una limitazione importante alle attività quotidiane, ma anche alla vita comunque sportiva e Certo, alla vita sociale fondamentalmente, certo. perché poi lo sport è anche un modo per stare Assolutamente, è socializzazione, quindi socializzazione, quindi. questo è vero. Passiamo al trattamento. Trattamento conservativo, Il ovviamente trattamento conservativo l'abbiamo blocco, detto, insomma, la prima cosa da bendaggio. fare è quindi in acuto sicuramente bisogna fare un bendaggio compressivo, Ok. bisogna chiaramente stare a riposo, crioterapia importante ed è importante anche porre l'arto in una posizione di scarico.
se il paziente necessita perché c'è un gonfiore importante, può aiutarsi anche con due bastoni, canadesi. Nelle distorsioni di grado più importante si può dare un periodo di divieto di carico al paziente, quindi si possono avere anche una decina di giorni di divieto di carico, dopodiché solitamente viene prescritto un tutore che è il classico bivalve che il paziente deve indossare per circa 3 settimane e poi iniziare la riabilitazione dell'articolazione. E veniamo all'aspetto, quello che mi interessa personalmente, la riabilitazione. Allora, che cosa, io credo che la terapia manuale sia fondamentale nella fase di rieducazione. Apparecchiature che possono essere di utilizzo, Che possono essere utilizzate chiaramente delle apparecchiature che aiutano ad assorbire l'ematoma, quindi possiamo parlare di una TECAR, possiamo parlare anche eventualmente di un criultrasuono. Okay. Sicuramente la terapia manuale ha una grande importanza, perché l'obiettivo fondamentale nella riabilitazione è quello di recuperare l'arco di movimento, quindi la terapia manuale, la chinesi attiva e passiva è una delle prescrizioni più eseguite, ed è importante anche gli esercizi di propriocezione che vengono fatti chiaramente per recuperare quella credo sia la parte elettiva proprio della riabilitazione, cioè non si può dare l'ok per il ritorno all'attività sportiva se non hai fatto prima almeno una parte di rieducazione. Devi essere pronto per tornare all'attività sportiva. Quindi. Assolutamente. Visto che collabori con Auramed, lì c'è una piscina bellissima riabilitativa, l'acqua. Quanto è importante per la rieducazione e nella distorsione? L'idrochinesiterapia è assolutamente una delle attività importanti nel recupero di tante articolazioni, in particolar modo anche le articolazioni soprattutto dell'arto inferiore, perché il paziente in acqua non è sottoposto a forza di carico, quindi assolutamente è una delle, se c'è la possibilità è importante utilizzarla. Il trattamento in acqua, l'idrochinesioterapia è più associata al trattamento a secco, sicuramente velocizza i tempi di recupero. Qualora non tutti i centri hanno questa possibilità, quindi fondamentalmente quando c'è è bene usarla. È bene rivolgersi all'idrochinesiterapia. Perché parliamo anche di pazienti comunque giovani, magari sono pazienti che praticano attività sportiva anche a livello agonistico. Quindi i tempi di recupero sono più rapidi. Comunque l'interesse a tornare in un tempo accettabile all'attività sportiva. La ripresa dell'attività, il gesto atletico è una componente, se vogliamo, è quella via di mezzo tra la riabilitazione e la parte l'area performance la chiamiamo noi. Esatto, l'area performance, bravissimo. Assolutamente, che è importante, e io oltre lavorando anche con una squadra di calcio, sappiamo che nel momento in cui viene terminato il trattamento fisioterapico medico, l'atleta va incontro a quella che è la riatletizzazione, quindi recupera comunque quello che è il gesto sportivo. E in questo caso ci sono delle figure adatte, a volte sono anche dei fisioterapisti che hanno svolto delle esperienze nella riabilitazione proprio sportiva. E l'atleta, prima di tornare alla cosiddetta attività in gruppo, svolge comunque degli esercizi, cambio di direzione, salto, per recuperare. Nel tuo lavoro ti è capitato di osservare dei fattori predisponenti alle distorsioni, atteggiamenti della caviglia in inversione? Che la distorsione è un evento comunque improvviso, anche persone che non hanno chiaramente fattori predisponenti durante un'attività come una partita di calcio, che a volte comporta dei movimenti improvvisi, contromovimenti, il cambio di direzione possono andare comunque incontro a traumi del ginocchio, a traumi della caviglia. Sicuramente ci sono soggetti più lassi, ci sono soggetti che chiaramente hanno quindi delle caratteristiche che predispongono a questo, perché chi ha una lassità articolare può avere fenomeni, va incontro a distorsioni, a lussazioni e a patologie di questo tipo. È ipotizzabile una distorsione di caviglia di media entità o grave entità, un ritorno all'attività sportiva in 2 mesi, 3 mesi?
Sì, è ipotizzabile. Non prima. Cioè, chiaramente, dare un tempo di recupero. Chiaramente se dobbiamo capire anche di che tipo di paziente parliamo, cioè, perché poi se parliamo di un professionista, se parliamo di un amatoriale, cioè, il discorso è diverso. Sicuramente una distorsione di terzo grado a volte comporta anche un intervento chirurgico che può accelerare sotto alcuni punti di vista la guarigione legamentosa, comunque non prima delle 8 settimane. Quindi, assolutamente. Quindi due assolutamente. Mesi, sì. Bene Alessandro, grazie. Grazie. Allora, ci rivedremo qui, chiaramente. Possiamo lanciare, potremo parlare se ti va in una prossima intervista, così la lanciamo per i nostri telespettatori, vogliono fare le fratture vertebrali, che ne pensi? Assolutamente. Ti piace come argomento? Va bene, assolutamente. Va bene, allora mi preparerò sulle fratture vertebrali. Perfetto. E poi ti farò le domande adatte. Perfetto. Grazie Alessandro, grazie il nostro dottor Alessandro Annibaldi, ortopedico, giovane e molto molto in gamba. E ringrazio i nostri telespettatori e quindi avremo modo di risentire Alessandro qui con noi prossimamente a Sport e Medicina. Un grazie a tutti quanti.